Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di sovrasterzo e sottosterzo. L'argomento viene a completare quelli che sono i consigli di guida per principianti. Oggi vedremo la definizione di questi due fenomeni, come poterli, diciamo, correggere con tecniche di guida e come poter correggerlo con l'assetto. No, per vedere come correggere il sovra e il sottosterzo con l'assetto, vi rimando alla miniserie Setup per principianti. Quindi oggi vi do la definizione di sovra e sottosterzo e quali sono i consigli in termini di guida per poterli correggere. Andiamo dritto al sodo. Cos'è il sovrasterzo? Non è nient'altro che la deriva dell'asse posteriore di un'auto che sta camminando superiore a quella anteriore, cioè si ha la tendenza che l'auto curvi di più rispetto a quello che stiamo chiedendo. Sovrasterzo. Cioè, si ha la tendenza ad avere una macchina che chiude troppo l'angolo della curva rispetto appunto a quello che vogliamo. Sottosterzo, al contrario, è l'angolo di deriva dell'asse anteriore superiore a quello posteriore. Si ha la tendenza ad avere una macchina che non chiude la curva, cioè praticamente si va all'esterno della curva. Quindi questo è per capire cos'è sovra e sottosterzo. Quindi riepiloghiamo, sovrasterzo è quando la macchina curva troppo rispetto a quello che chiediamo, rispetto all'angolo che diamo al nostro volante. Sottosterzo invece vuol dire che la macchina non curva, è sotto la sterzata che chiediamo. Ah, per farla semplice. Come si correggono questi fenomeni? Quindi, come vi dicevo all'inizio video, potete andare a visionare la mia miniserie Setup per principianti, in cui con degli accorgimenti a livello del setup si migliorano le condizioni, diciamo, dell'auto per evitare questi fenomeni, sovra e sottosterzo. Però ci sono anche delle tecniche di guida che si possono effettuare per correggere sia il fenomeno di sovrasterzo che il fenomeno di sottosterzo. Vediamolo insieme. La causa principale del sovrasterzo è quella della perdita di aderenza delle gomme posteriori sull'asfalto, il che può avere conseguenze drammatiche, cioè anche il ribaltamento, perché l'auto ha la tendenza a fare un testacoda. Infatti, tendenzialmente i costruttori di auto, diciamo normali, quelli che utilizziamo, hanno tendenza a fare delle auto sottosterzanti proprio per evitare questo fenomeno qui. Cioè, è più facile recuperare un'auto che deriva all'esterno della curva piuttosto che una macchina che va a fare un testacoda. Questa è quella che è la filosofia appunto dei costruttori. Ma torniamo a noi: un'auto sovrasterzante, visto che perde aderenza sul posteriore, cosa possiamo fare per contrastare questo fenomeno qui? Ci sono diverse tecniche. La prima è quella di fare il classico controsterzo. Giro la direzione delle ruote all'opposto di dove sto andando in modo tale da cercare di contrastare questa chiusura di angolo. Ovviamente il tutto cercando di dosare in funzione di quello che sta succedendo il gas, cioè per ridare trazione appunto alle ruote in modo tale che riacquistino piano piano un po' di trazione per poter correggere questa chiusura dell'angolo. Quindi controsterzata e ausilio con l'acceleratore. Come si fa a correggere quindi il sovrasterzo? Dipende dalla trazione, però più o meno è sempre la stessa cosa, ragazzi. Controsterzo, cioè quella è la correzione che bisogna fare. Però in base alla trazione, sia anteriore che posteriore, si andrà a utilizzare il gas diversamente, cioè l'acceleratore diversamente. Per una trazione anteriore si avrà la tendenza a aumentare il gas in funzione di come si stanno evolvendo le cose, ragazzi, per cercare di ridare direzionalità appunto all'anteriore. Con una trazione posteriore si avrà tendenza ad alzare il piede dell'acceleratore per poi ridare potenza nel momento giusto in cui si riesce ovviamente a recuperare l'auto. Questo è tendenzialmente quello che si fa per correggere un sovrasterzo. Io vado in controsterzata. E a volte bisogna dire che questa manovra di controsterzo può essere aiutata anche dal freno, che solitamente fa perdere aderenza, ragazzi, però su manovre che vengono effettuate con velocità abbastanza basse può evitare appunto l'uscita dell'auto dal tracciato. Diciamo, questa è la tecnica, diciamo, di base per poter correggere un sovrasterzo. Ovviamente, per evitare questo fenomeno dipende da tante, tante cose, come impostate la curva, cioè la velocità di ingresso, perché solitamente se entrate troppo rapidamente, accelerate troppo rapidamente, si ha la tendenza, se già la macchina è sovrasterzante di suo, ad avere questo fenomeno. E come dicevo all'inizio, il setup è molto importante. Se avete una macchina che è predisposta a livello di regolazioni del setup, ovviamente dovete anche intervenire in quel senso lì. E poi potrei aggiungere, ma dipende anche dalla temperatura delle gomme, la temperatura dell'asfalto, se state guidando sulla neve, se state guidando sulla terra. È ovvio che sto parlando di condizioni in generale, di cosa è il fenomeno di sovrasterzo e di cosa bisognerebbe fare per contrastarlo. Ora veniamo al sottosterzo.
Il sottosterzo è quel fenomeno, come dicevo, che la macchina ha tendenza a non curvare, cioè il fenomeno che giro lo sterzo e la macchina non fa quello che dovrebbe fare, cioè ha la tendenza ad allargare. Tecnicamente, che cosa si bisognerebbe fare? Una delle prime tecniche è quella di rilasciare il freno per permettere di far riprendere grip alle ruote anteriori in modo tale da poter correggere la traiettoria dell'auto. Certo, è una manovra che è più facile a dire che da farsi, perché se tu stai percorrendo una curva e sei in una certa velocità, lasciare il freno, anche su un simulatore, si ha la tendenza a freno, 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 oppure aumentare il grado di rotazione del volante per correggere, il che non aiuta a ridurre il fenomeno, anzi lo aumenta, perché se il trasferimento di carico è dritto con le ruote così, e soprattutto se avete bloccato, la macchina va dritto. Quindi è quella, la prima cosa che bisognerebbe fare è rilasciare il freno e cercare di riaddrizzare il vostro volante. Cioè, io sto andando dritto e devo addrizzare il volante e rilasciare il freno. Eh sì, ragazzi, per guadagnare grip appunto sulle gomme, per poter dar direzionalità alla vostra macchina, è quello che bisogna fare. E vi aggiungo pure che questa manovra non deve essere fatta in modo brusco, perché sennò si potrebbe innescare il fenomeno di sovrasterzo. Perché se le gomme riacquistano grip troppo rapidamente, si può girare, quindi sovrasterzo. Un'altra tecnica è, che però si fa, diciamo, in fondi particolarmente con poca aderenza e soprattutto con trazione anteriori, è quella di utilizzare insieme all'acceleratore il freno, in modo tale che mentre il pilota sta accelerando e nel frattempo sta applicando una frenata non brusca, riesce così a trasferire del peso, quindi del carico, sull'anteriore dell'auto, e quindi di conseguenza questo trasferimento di carico trasferisce appunto più grip all'anteriore, e di conseguenza riesce a facilitare la correzione del sottosterzo. Ragazzi, da dire è facile, da fare è complicato. Bisogna sempre, come dicevo, bisogna avere esperienza, ragazzi, per fare questo tipo di manovra. Non è così facile. Io vi sto dando le definizioni e quelle che sono le tecniche che normalmente si utilizzano, ma io per primo, quando sono in sottosterzo, cerco di curvare sempre di più, ma come tutti noi. Certo, ci sono dei fenomeni che corrono insieme a noi, che loro sanno come gestire, anzi che anticipano per evitare questa tipologia di fenomeno. E devo dire che ho anche, diciamo, guidato con delle persone che mi dicono: io preferisco avere una macchina sottosterzante perché sono più pratico a fare questo tipo di correzioni, e altri invece che preferiscono avere una macchina sovrasterzante perché sono a loro agio con il controsterzo e quindi far andare di culo l'auto diciamo, gestire l'auto in controsterzo. Sta a voi trovare, come al solito, il giusto equilibrio rispetto a quello che è il comportamento della vostra auto, ma soprattutto allo stile di guida che avete. Io, come al solito, vi do delle indicazioni e delle definizioni che magari non sapevate, e il fatto di capire meglio quali sono i fenomeni e il comportamento che succedono in pista e delle auto vi potrà sicuramente dare una visione diversa di perché la vostra auto si sta comportando così. Quindi oggi abbiamo parlato di sovrasterzo e di sottosterzo, cosa sono e come si correggono. Vi ricordo assolutamente di andare a vedere il setup per principianti, in cui ci sono tutta una serie di video che vi parlano sempre di sovrasterzo e sottosterzo e di come andare a rettificare quegli elementi particolari dell'auto, soprattutto gli ammortizzatori e anche tutto quello che è l'aerodinamica, per correggere appunto questi fenomeni. Se lo unite a queste definizioni, alle tecniche per correggerle, probabilmente andrete a guadagnare quel decimo di secondo che vi farà vincere la vostra gara. Ora, dopo aver detto questa mega spettacolare cagata, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è il caso, lasciate un pollice in su. Non esitate a lasciare un commento a correggermi se ho detto qualche cagata mostruosa. Iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Vi ricordo che questa sera c'è la live dell'ultima gara del campionato Seathlon TCR, Michele Soncini versus Fabrizio Nicci, la lotta per il primo posto, ma c'è anche la lotta per il terzo e quarto posto. Non esitate a venire a seguirci questa sera alle 21 sul nostro canale. Ci sarà una live con Luca Lazzarato. Noi ci vediamo presto. Da Fabris è tutto. Ciao!